dati del 2015 confermano il trend positivo per il mercato degli investimenti immobiliari in Italia. I quasi 7,5 miliardi di euro investiti in tutti i settori rappresentano un risultato migliore degli ultimi 10 anni, in termini di volumi totali e di numero di transazioni. Il tasso di crescita rispetto al 2014 si è attestato attorno al 40%, uno dei trend migliori rilevati in Europa. Il contesto attuale presenta un mercato differente da quello del picco del 2006-2007. Grazie ad un diverso contributo relativo di debito ed equity, oggi meno debito e più equity, e ad una presenza molto più marcata di player internazionali. Sono evidenti alcuni segnali di una presa di coscienza, rappresentata dall'opportunità di rigenerare l'attuale stock. Nel 2015 circa il 75% dei capitali investiti è stato di provenienza internazionale, anche se è da segnalare, rispetto al 2014, una maggiore dinamicità da parte di player domestici, dovuta ad una più ampia disponibilità di prodotto core. Per quanto riguarda la composizione del prodotto transato, nel 2015 si è registrata una maggiore varietà rispetto al 2014, con l'inclusione di opportunità nel settore degli alternative investment, come cliniche e ospedali. I portafogli, caratterizzati da una disomogeneità del prodotto, hanno invece riscosso un minore interesse. Nel 2015 gli investimenti sono stati trainati dal settore uffici, che con circa 3 miliardi di euro ha visto raddoppiare i suoi volumi rispetto all'anno precedente, anche grazie a 2 deal registrati in Piazza Cordusi a Milano. Anno positivo anche per i volumi registrati nel settore logistico e in quello alberghiero. Sottodimensionati rispetto alle aspettative i volumi per il segmento retail, risultato legato a più fattori, fra cui spiccano la distanza fra qualità ricercata e offerta e fra aspettative di venditori e acquirenti per i prodotti secondari, fenomeno che ha toccato trasversalmente diversi segmenti del mercato immobiliare. Assolutamente positivo l'andamento del segmento retail high street, che ha visto triplicare i volumi di investimento rispetto al 2014, grazie anche al forte interesse da parte di soggetti istituzionali internazionali. I motivi del rafforzato interesse per il mercato italiano sono dovuti alla disponibilità di debito a basso costo rispetto ai ritorni attesi e alla mancanza di opportunità di investimento a parità di ritorni in paesi più liquidi. Il 2015 ha mostrato quindi un mercato degli investimenti immobiliari italiano più dinamico rispetto a quello degli scorsi anni e caratterizzato da driver assimilabili a quelli di mercati più ampi e trasparenti, con disponibilità di capitali internazionali e una maggiore varietà di investitori presenti e dei loro profili di rischio. La performance del mercato delle locazioni uffici a Milano e a Roma è stata positiva nel 2015, confermando anche per quest'anno una composizione dell'assorbimento che include alcuni deal di elevata dimensione. Canoni stabili a fine anno in entrambe le location. Nel corso del 2015 le corporate hanno effettuato attenti monitoraggi del mercato e la definizione delle loro strategie potrebbe essere visibile nel corso del 2016 e del 2017. Anno positivo per High Street Retail, con Milano e Roma fra le città europee più performanti per crescita dei canoni. La logistica nel 2015 ha registrato un assorbimento elevato, grazie anche alla dinamicità degli operatori nazionali, in particolare 3PL, mostrando segnali di crescita in termini di canoni di locazione in molti mercati. Le prospettive per il real estate italiano nel 2016 sono cautamente ottimistiche, supportate dalla permanenza di liquidità a livello globale, da bassi tassi di interesse nell'eurozona che favoriscono l'investimento nel mercato immobiliare e da rendimenti interessanti presenti in Italia rispetto ad altri paesi.